Ieri pomeriggio ho parlato al telefono con un imprenditore che ha iniziato la nostra conversazione dicendo: mi sono finalmente deciso a chiamarvi, è da tanto tempo che vi seguo, ho provato a risolverla per conto mio, ma adesso non so più cosa fare. Dopo avermi spiegato quali erano i problemi della sua attività e come questi gli procurassero degli attacchi di panico, mi ha raccontato qual è stato l'evento che l'ha spinto a fare click per fissare un appuntamento. 3 mesi fa gli è arrivata un'ipoteca giudiziale da parte di Equitalia per un importo pari a 4 volte il valore del suo unico immobile. Ha provato ad arrangiare da solo una soluzione, ma ha capito di essere veramente nella melma solo quando l'ha chiamato il direttore di banca, perché l'ipoteca giudiziale è diventata un problema per il mutuo ipotecario. In pratica il responsabile della filiale gli ha anticipato che a causa dell'atto esecutivo ricevuto, la garanzia ipotecaria rilasciata dalla banca non era più sufficiente e quindi il contratto era stato risolto. Gli sarebbe arrivato a breve la lettera di decadenza del beneficio del termine e la richiesta di saldare, in unica soluzione, il debito residuo. 189.453 euro da sborsare sull'unghia. Prima di saltare dalla sedia gridando al complotto delle banche che non aiutano le aziende, sappi che in tutti i contratti di finanziamento bancario è prevista la facoltà per la banca di recedere se vengono meno le garanzie sul prestito. Quindi andiamo avanti, perché l'imprenditore in questione mi ha spiegato anche che cosa aveva fatto negli anni per risolvere la situazione. E aveva provato veramente di tutto, solo che era tutto sbagliato. L'ultimo degli errori che aveva commesso era stata la cessione del ramo d'azienda costituito dal suo pacchetto clienti, l'unico asset della sua attività, ad una società concorrente di proprietà del suo commercialista, nella quale, per evitare i problemi, lui non figurava né come socio né come dipendente. Lavorava come consigliere, fatturava con la sua partita IVA il minimo che gli serviva per vivere e aveva ceduto il controllo sui suoi clienti, sul suo fatturato e sul suo futuro. Come se non bastasse, da 6 mesi era in crisi con i soci che non le riconoscevano più i compensi di un componente del consiglio di amministrazione. In pratica stava per perdere la carica e il pacchetto clienti, fatto fuori da un commercialista molto furbo che gli aveva portato via tutto approfittando della sua buona fede. Dopo avermi raccontato tutto questo, mi ha fatto la fatidica domanda: ma voi come mi potete aiutare? In una situazione simile, la risposta di un professionista onesto è una sola: non è possibile. Nessuno può fare più niente. L'imprenditore in questione è rimasto molto deluso, spiazzato dalla franchezza con la quale gli ho spiegato che non solo era troppo tardi, perché si doveva intervenire diversamente sul debito e non aspettare il perfezionamento dell'ipoteca, ma che si era ridotto in una condizione dalla quale non si poteva venire fuori con nessuno strumento legale attualmente concepito. Senza più capacità di produrre reddito sufficiente, con un carico di debiti gestibili per un'impresa attiva ma impossibile da negoziare per un'azienda praticamente chiusa, e senza più clienti da servire. Se vuoi sapere come intervenire prima che sia troppo tardi in una situazione simile, puoi acquistare il libro Diventa libero dai debiti aziendali cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Sono stato molto duro, probabilmente ho perso un mio fedele lettore, ma funziona così. Le situazioni di crisi aziendale, di tensione finanziaria o semplicemente di mancanza di liquidità seguono un percorso molto preciso. Non esistono eccezioni. All'inizio i problemi si accumulano, ma sono gestibili con un po' di sacrifici. Poi la situazione diventa più complicata e si iniziano a maturare debiti sempre più importanti. Posizioni aperte che non si riescono a saldare. Dopo qualche tempo iniziano gli scontri con i creditori e così via, fino a quando si imbocca la strada del non ritorno. A un certo punto ti ritrovi bloccato, senza possibilità di produrre e vendere, e la tua avventura imprenditoriale finisce o si trasforma nella versione imbruttita di quella che era un tempo. Inizi a sperimentare l'arte dell'arrangiarsi. Puoi continuare a lungo in questo stadio, ma devi sapere una cosa: fino a quando riesci a servire i tuoi clienti, è possibile intervenire, limitare i danni e rimediare agli errori. E, se ti muovi nelle prime fasi, non sei nemmeno costretto a rimetterci più di tanto. Superata quella soglia, quando i problemi economici aziendali rendono impossibile comprare la merce per produrre e vendere, o, come nel caso dell'imprenditore di cui ti ho parlato prima, ti ritrovi senza più clienti e senza risorse per trovarne altri, non ci sono più rimedi se non quello di portare i libri in tribunale. Ecco perché dovresti muoverti subito. Se mi segui da tanto, devo ringraziarti. Sono contento che le storie delle mie aziende clienti ti appassionino, che quasi ti rispecchi nella vita degli imprenditori protagonisti delle nostre avventure. Ma non aspettare che la situazione diventi impossibile da risolvere per fare qualcosa di concreto. Senza fatturato, con i beni pignorati e dopo aver perso la tua attività, nessuno può fare alcunché. Vuoi veramente restare ancora lì impalato a guardare mentre subisci gli effetti che i problemi della tua azienda hanno sulla tua vita? Stai ancora pensando di cercare il consulente che ti fa il prezzo più basso mentre un altro azzecca garbugli, ti spilla gli ultimi soldi che hai e ti rovina per sempre?
I debiti rovinano l'umore, influenzano il carattere, rovinano le relazioni e nei casi più gravi distruggono le famiglie e le aziende, che per i piccoli imprenditori spesso sono la stessa cosa. Quindi fai qualcosa per impedire tutto questo. Fatti un favore. Acquista Diventa Libero dai Debiti Aziendali cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Non fare l'errore di risolvere la situazione procedendo per tentativi ed errori. Lo so anch'io che sbagliando si impara, ma quanto costa imparare? Ho pubblicato Diventa Libero dai Debiti Aziendali per condividere con gli imprenditori come te le strategie che io e il mio team di professionisti adottiamo per risolvere i problemi di liquidità aziendale e liberare le imprese dei nostri assistiti dai debiti attraverso il metodo di Domenico. Diventa Libero dai Debiti Aziendali è un manuale da cui ricavare informazioni, procedure e suggerimenti per evitare errori di gestione dei problemi aziendali e prevenire le conseguenze di una crisi irreversibile. Lo puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. All'interno del manuale ho racchiuso tutto quello che ti serve sapere per liberare la tua azienda dai debiti. Strategie, procedure, suggerimenti e azioni che devi fare per salvare la tua azienda, che sono applicabili a partire dai primi segnali di crisi e fino allo stato di insolvenza, quando tutto ciò che ti resta da fare è portare il libro in tribunale. Sono ben 424 pagine di consigli, casi studio, azioni concrete e operazioni che tu stesso potrai mettere in pratica, perché le abbiamo già collaudate noi attraverso tutte le consulenze di successo finora effettuate. Acquistando il libro riceverai una sorta di bignami delle procedure del metodo di Domenico, quelle dedicate alle aziende in difficoltà, che normalmente applichiamo per la risoluzione dei problemi di indebitamento e i piani di risanamento aziendali. Grazie al manuale potrai costruire il piano operativo per liberare la tua azienda dai debiti e renderla libera di svilupparsi come merita, a prescindere dalla fase di declino in cui si trova. Il libro è un distillato delle procedure che io e il mio team abbiamo elaborato in anni di lavoro a contatto con le PMI, per cui avrai accesso a informazioni che ti permetteranno di scoprire gli errori più comuni che un imprenditore compie nella gestione di una crisi aziendale. Quali leve sfruttare per generare la liquidità interna? Come conquistare la fiducia delle banche ed evitare procedure di rientro troppo stringenti? Come negoziare con i clienti e i fornitori e generare un ciclo di cassa virtuoso? In che modo far crescere la tua azienda senza richiedere finanziamenti alle banche? E tanto altro ancora. Puoi acquistare Diventa Libero dai Debiti Aziendali cliccando sul link che trovi in descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Diventa Libero dai Debiti Aziendali è un manuale scritto per imprenditori che vogliono liberarsi dalla zavorra dei debiti, tornare a dormire sereni e vogliono risvegliarsi dall'incubo della crisi. Leggendolo avrai modo di scoprire come misurare lo stato di difficoltà della tua azienda a partire dai primi segnali di difficoltà, quali sono i problemi delle soluzioni tradizionali ai problemi di indebitamento aziendale e quindi come non affrontare la crisi a prescindere dalla sua gravità. Attraverso la narrazione di alcuni casi studio potrai conoscere il nostro metodo di lavoro, i suoi effetti su aziende in stati di crisi differenti e i principi fondamentali su cui si fonda. Quindi troverai le istruzioni per preparare il piano di risanamento della tua azienda e superare la crisi finanziaria che rischia di distruggere il tuo sogno imprenditoriale. Scoprirai come misurare lo stato di salute della tua azienda per evitare una vera e propria crisi finanziaria. Imparerai qual è il primo segnale di crisi aziendale e come intervenire per spegnere l'incendio prima che sia troppo tardi. Vedrai quali sono i problemi dei rimedi tradizionali della crisi d'impresa e capirai perché fallisce il 99% degli interventi di riduzione di costi e come evitare che succeda anche nella tua azienda. Scoprirai come puoi evitare il fallimento del tuo piano di riduzione dei costi aziendali e imparerai quali sono le 5 cose che i professionisti tradizionali trascurano quando improvvisano una soluzione per la crisi di liquidità delle PMI. Capirai perché e quando puoi evitare il fallimento grazie al risanamento stragiudiziale della tua azienda e, attraverso alcuni casi studio, conoscerai le strategie di gestione imprenditoriale della crisi aziendale più efficaci. Ma non solo. Scoprirai come salvare l'azienda dalla crisi migliorando i margini di profitto anche senza l'aiuto del tuo commercialista. E imparerai a riprendere il controllo finanziario della tua azienda rinegoziando le linee di credito senza rischiare segnalazioni di sofferenza. Attraverso un caso studio negativo molto famoso, scoprirai come non affrontare i momenti di crisi aziendali e quali sono gli errori fatali che devi evitare se vuoi che la tua azienda sopravviva. Scoprirai inoltre la ricetta per risanare un'azienda che non produce profitti con un piano efficace di ristrutturazione dei debiti. Troverai una guida passo passo per risolvere i problemi di indebitamento della tua azienda attraverso un piano di risanamento aziendale e molto altro ancora. Acquista anche tu Diventa Libero dai Debiti Aziendali cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione.